Ciao a tutti, eccoci con un nuovo video sul canale di Alessia Lux. Questo è il video del secondo trimestre di gravidanza. Vi invito ad andare a vedere il primo se non l'avete ancora visto, perché sono proprio i primi consigli, i primi approcci, un po' di tutto. E mi sono fatta anche un promemoria perché, come vi ho già detto, la memoria vacilla un po', sa tutte le cose che dobbiamo fare, però la memoria vacilla un po'. Farò anche il video, cercherò di fare il video anche dei prodotti che ho usato in gravidanza. Non so se li metterò insieme a questo video, perché se viene troppo lungo li divido, così è più facile poi da cercare i vari argomenti nel mio canale. Quindi mi vedrete vestita uguale sia in questo video che quello, insomma, dei prodotti che ho utilizzato in gravidanza, che sono veramente pochi, ma devono essere buoni, mi raccomando, questa è una cosa fondamentale, sia nell'alimentazione che nei prodotti che utilizzate. Non utilizzate schifezze, per favore. Io cercherò di non nominare le marche più famose, ma tanto già le sapete, tutte quelle delle smagliature, queste cose qua, e dei bambini. Le marche più famose, quelle più pubblicizzate, di solito sono quelle che fanno più schifo. E quindi vi nominerò solamente le marche in cui io mi trovo bene, e sono tutte naturali, con inci ottimo, e quindi vi parlerò solo di quei prodotti. E comunque, se vi interessa, è l'altro video. Poi parlerò anche di pannolini lavabili perché voglio fare degli acquisti, anzi, se avete già esperienze con i pannolini lavabili, vi prego, anzi questo messaggio ve lo metto all'inizio, così appena vedete il video mi rispondete, perché molti non vedono il video fino in fondo, mi sono accorta purtroppo. E noi abbiamo delle statistiche qui su YouTube che ci fanno vedere, vedete praticamente i primi minuti, poi non vedete più, non so se vi annoio, ditemelo. Comunque, se avete esperienze con pannolini lavabili, vi prego scrivetemi qui sotto, perché sto cercando veramente tantissime opinioni. Ne trovo poche e quelle che vedo sono di alcuni molto costosi, quindi vorrei non fare una spesa esagerata, anche se, come vi ho detto, ho cercato di risparmiare sulle cose risparmiabili che possiamo sterilizzare, che possiamo pulire e quindi riutilizzare in sicurezza, e le cose che poi giustamente sono intime preferisco spenderci, però intanto ho risparmiato tanto sul resto, quindi anche se vado a spendere 100 euro su i lavabili, sarei molto contenta, perché comunque riesco a sfruttare i soldi in cose che veramente sono utili, soprattutto per l'inquinamento dell'ambiente, perché ho letto certe cose che comunque i pannolini, quelli che si getta, inquinano l'ambiente per 30-40 anni e sono ormai un rifiuto ingestibile. E comunque un costo enorme, perché hanno stimato che sono sui 1000 euro l'anno. Considerate un bambino normale, usa i pannolini fino a 3 anni. Allora, partiamo. Il secondo trimestre va dalle 14 alle 27 settimane. Quindi diciamo che siamo nel trimestre dove dovremmo stare un po' più tranquille, dove c'è una fase, diciamo, di assestamento nel quale un po' la paura, diciamo, tra virgolette, dell'aborto dovrebbe un po' sfumare, e quindi c'è più consapevolezza di aspettare un bambino, appunto, o una bambina. Dico bambino o bambina perché in questo trimestre si dovrebbe riuscire a vedere il sesso. Dico dovrebbe perché, come al solito, la mia, che adesso so essere una femmina all'ottavo mese, si è vista, vabbè, diciamo si è vista alla 30ª settimana, bene. Bene, poi non stavo facendo nemmeno un'ecografia normale, ma stavo facendo la cardioecografia. L'ecocardiofetale, va bene, ma ne parlerò nell'altro trimestre perché appunto era la 30ª settimana. E quindi il mio secondo trimestre è stato caratterizzato da ecografie nel quale lei era sempre in posizione uovo, quindi con le gambe e le braccia sotto il corpo, la schiena completamente arcata e la testa bella piegata sotto. Quindi qualsiasi ecografia facevo, non riusciamo a vedere il profilo, non riusciamo a vedere appunto il sesso, non riusciamo a vedere quasi niente, a parte qualche volta che si è girata, una volta nel B-test che vi ho parlato nell'altro video, una volta si è girata nella morfologica. L'ecografia più importante del secondo trimestre, infatti, è proprio la morfologica. Mi raccomando, se volete, come vi ho detto anche nell'altro video, se la dovete prenotare presso una struttura pubblica perché avete l'esenzione, dovete premunirvi prima, soprattutto a Roma, comunque nella regione Lazio, perché a me me la proponevano solo a Latina o a Viterbo. Quindi vi dico che si fa tra la 22 e la 24ª settimana, quindi già prenotatela. Ah, mi hanno regalato
la bolla messicana, mi sembra si chiama, questa con il campanellino, oppure il richiamo degli angeli. Questa marca qui me l'hanno regalata, io non so, è questa con gli angioletti dentro disegnati, e è un po' corta, infatti ci metterò degli anellini in più, vedete, non arriva proprio, cioè lei sta qui, non sta qua sopra, questo è lo stomaco, questa è la pancia all'ottavo mese. E quindi eccola qua. Parliamo anche di chili. No, stavamo parlando della morfologica. Cominciamo a pagare qui. Vedete nuovi mobili qui perché abbiamo comprato altre cose. E poi vi faccio un video più nel dettaglio della cameretta. Stavamo dicendo la morfologica. Allora, la morfologica è una delle ecografie più importanti, diciamo, anche in tutta la gravidanza, perché comincia la misurazione del bambino. Diciamo che io non, purtroppo non me la sono goduta per niente perché mi sono sentita male, perché la morfologia è un'ecografia di quelle molto lunghe. C'è il B-test, la morfologica, il B-test nel primo trimestre, la morfologica nel secondo trimestre e nel terzo trimestre mi aspetta la flussimetria che mi hanno detto che è uguale, molto lunga, che adesso voglio provare a prenotare in 3D, vediamo quanto viene, perché tanto la devo fare sempre privata, sempre perché stiamo a Roma. E non mi sono premunita su queste ecografie, va bene. Comunque, io mi sono sentita male perché è un'ecografia molto lunga, bisogna stare supini e più si va avanti con i mesi e più la posizione supina è una di quelle posizioni nel quale ti senti male. Ti gira la testa e almeno a me, comunque ho letto che molte si ritrovano nella stessa situazione. Lei non era in posizione, al solito, vi ho già detto, quindi ha dovuto spingere molto, spingi qua, spingi là, spingi di qui, guarda la vena, guarda quello, guarda quell'altro, non è in posizione, di qua e di là, e a un certo punto ho cominciato a vedere la stanza che girava, sbrilluccichini a destra manca, e ho cercato di resistere perché poi a un certo punto mi ha detto si è girata, aspetta che vediamo, vediamo il profilo, vediamo l'addome, vediamo e allora ho cercato di resistere il più possibile. Invece mi hanno detto che ho fatto male a resistere perché a un certo punto proprio ho visto tutto nero e ho detto sto sentendo male, mi sto sentendo male e pensate, talmente male, stavo talmente male che mi ha detto ok, girati sul fianco sinistro, io ho fatto tutto. Girando sul fianco destro, pensate quanto stavo, cioè proprio non sapevo manco qual era la destra e la sinistra, non vedevo niente. E infatti poi mi sono girata, ho detto no, sto peggio. E mi ha detto sì, perché io ho detto il fianco sinistro dall'altra parte. E infatti mi sono girata dall'altra parte. Allora, il fianco sinistro, infatti, è la posizione migliore per le donne in gravidanza, ve lo dico, perché nel fianco destro c'è una vena cava che se si interrompe il flusso proprio per il peso, per la posizione, vi sentite ancora più male. Insomma, avete una sensazione di malessere allucinante. Infatti io dormo sempre sul fianco destro, infatti ho questa sul fianco sinistro, ho questa costola che mi fa perennemente male. Va bene. E vabbè, mi hanno fatto mettere sul lato sinistro, diciamo dopo circa 2-3 minuti già sentivo che riuscivo a respirare, perché una delle sensazioni più brutte era il soffocamento, cioè avevo proprio una sensazione stando supina e con questa che spingeva appunto nella pancia, cioè, non riuscivo più a respirare, quindi ho cominciato a respirare e lei ha continuato l'ecografia, io sul fianco e lei qui praticamente, perché tanto stavo tutta da sta parte e infatti mi chiedeva, dice se stai meglio io continuo, se no mi fermo, ho detto no, no, continuiamo. Lei mi aveva dato diciamo l'80% di possibilità che fosse femmina, però mi aveva detto siccome che la posizione non era quella consona non te la posso confermare. La cosa brutta di questa ecografia è che ti dicono tutte le misurazioni, quanto pesa, quanto è. E io mi sono sentita male, ho continuato a stare male anche dopo, infatti ho l'appuntamento alle 5, se ne siamo usciti là, dall'area, 6 e un quarto. E quindi io non gli ho potuto fare manco una domanda perché quando sono scesa dal lettino, dopo un quarto d'ora che praticamente si è alzata di piano, rimani così seduta, rimani un po' inclinata, rimani alza, prova a appoggiare un piede, prova a appoggiare l'altro, tutto il tempo così. Ha scritto un referto che io non capisco come tutti i referti di medici e quindi non ho saputo praticamente niente perché gliel'avevo chiesto, dico dopo mi fa il peso, tutto, eh. Dice sì, l'unica cosa che mi ha detto è che comunque
Non era vero che stavo una settimana indietro a livello di misurazioni, ma ero nella mia settimana perfetta, quindi era la 22 e 22 era invece al ginecologa nella prima ecografia del B-test e mi aveva detto che stavo indietro una settimana a livello di misurazioni. Poi staremo a vedere, tanto più andiamo avanti e più è dettagliata l'ecografia, quindi con la flussimetria spero di riuscire a resistere e quindi di fare tutto bene. Le analisi, come al solito, sono sempre le stesse, e io le faccio sempre a metà mese, quindi una volta al mese c'è la visita con un ginecologa e una volta al mese era l'ecografia prima. Poi hanno cominciato a rallentare un po' perché ad agosto comunque io ho saltato tutto, perché ho saltato tutto. E un po' perché si fa appunto il B-test alla tredicesima. Vabbè, lo vedete nell'altro video. Poi si fa questa qui, la morfologica, la 22esima. E quindi sono un po' più lontane, diciamo, come ecografie. E io avrei avuto la flussimetria che è tra la 32 e la 34esima. Però ho voluto fare un'ecografia in più, che però vi parlo nel terzo trimestre. Una cosa importante, c'è da fare nel secondo trimestre due cose importanti. Vi dico prima le cose da prenotare: il corso preparto. Mi raccomando, in questo trimestre prenotate il corso preparto, perché io ho avuto il problema dell'agosto di mezzo. Chi partorisce a novembre, purtroppo, chi partorisce a ottobre, ancora peggio. Il corso preparto lo dovrebbe fare ad agosto, perché agosto, settembre, diciamo, finisci all'inizio di ottobre. Quindi hai poi un mese per arrivare al parto, nel caso di parti prematuri ci arrivi lo stesso che hai finito il corso. E invece nel caso di chi partorisce ottobre e novembre c'è il problema del corso preparto, che te lo danno a settembre, sicuro. E io ho avuto anche il problema che il consultorio l'ho prenotato, perché presso i consultori è tutto gratuito, presso gli ospedali a pagamento e presso i centri privati ancora più a pagamento. Sono rimasta molto delusa di questa cosa, perché io volevo fare il corso preparto all'ospedale dove penso di partorire e invece è tutto a pagamento. Beh, sono rimasta delusissima. Ho parlato con delle amiche del nord, dell'Italia del nord, che questa cosa non esiste proprio lì, invece qui è tutto così. Poi vi dico che per esempio per chi vuole partorire, chi è di zona, insomma a Roma, Policlinico Casilino, sta diventando privato, quindi penso che quando vedrete questo video è già privato, perché fa dicembre del 2016 dovrebbe diventare privato, quindi sarà ancora peggio. E adesso è semi privatizzato. Comunque, quindi prenotatevi il corso reparto. Varia tra gli 8 e i 10 incontri, quindi essendo una settimana varia tra i 2 e i 3 mesi. Per quello vi dico di prenotarlo all'inizio di questo trimestre, quindi sbrigatevi. Lo potete fare anche nei centri privati, che forse fanno partecipare anche il marito e lo fanno di pomeriggio, invece purtroppo con i consultori è di mattina e il marito viene solo in due incontri, massimo tre. Comunque il corso preparto si fa tra la fine del secondo trimestre e sicuramente nel terzo trimestre, come è successo a me. Io l'ho cominciato adesso, che sono all'ottavo mese, e lo finirò, diciamo che all'entrata dell'ottavo mese, ricordatevi sempre che quindi io ho 2 mesi di tempo per partorire, perché finisco il tempo il 18 novembre e adesso siamo al 18 di settembre. E quindi ho ancora 2 mesi. Allora, un'altra analisi importante che c'è da fare nel secondo trimestre, che è una sciagura, quindi un altro sentirsi male, purtroppo. Almeno a me ha fatto così, non è che voglio terrorizzare, però eravamo in tre e tre ci siamo sentite male, quindi la probabilità è molto alta, purtroppo. È la curva glicemica. Diciamo che loro vi dicono che se va tutto bene in gravidanza non la dovreste fare. In realtà a me l'hanno fatto uguale, nonostante il mio diabete sia sempre al di sotto di 80. E infatti sulle analisi mi esce sempre l'asterisco, perché sono sempre intorno ai 73-75 a digiuno. Quindi, però hanno detto che anche il fatto che il diabete sia basso potrebbe essere un sintomo di un diabete futuro. E comunque ho l'ereditarietà di mia madre, perché è diabetica. So che cosa consiste la curva glicemica. È una curva da carico, quindi vi caricano di glucosio, vi danno un bicchiere di glucosio pieno,
una cosa schifosa, una cosa importante che non vi dirà quasi nessuno, mi è stato detto ed è stato molto utile di portarvi una bottiglietta bella pulita, mi raccomando, tolta l'acqua e bella asciutta, quindi la provate il giorno prima, e la mattina prima di partire ci spremete un bel limone, anche due se volete, e senza nient'altro, senza acqua, senza zucchero, non ci dovete mettere niente in quel limone, dovete solo esclusivamente fare il succo con uno spremiagrumi o con uno spremerlo normale da semi e portarvi questa bottiglietta di limone, perché è l'unica cosa che potrete assumere durante tutta la curva glicemica che dura 3 ore, perché avete tre prelievi, uno ogni ora. Ricordatevi una cosa, portatevi anche la bottiglietta d'acqua, ma la potete bere solo dal secondo prelievo in poi, ma a sorsetti piccolissimi. E quindi vi fanno bere questo bibitone che dovete bere entro un quarto d'ora, non vomitare nei 30 minuti successivi. Se riuscite a fare questo, la curva glicemica andrà bene. Se non riuscite, vomitate prima, ci dovete tornare e ripetere un'altra volta. Quindi vi consiglio di bere sorsini piccoli, mandare giù questa schifezza e di bere un goccino di limone perché contrasta questa sensazione di gelatina dolcissima. Mi viene di gusto solo a pensarci. Quindi, superata anche questa prova, mi raccomando, avete la priorità su tutti nella curva glicemica, quindi non vi fate scrupoli a bussare, rientrare se vi viene da svenire, mi raccomando, perché poi se svenite magari cascate di pancia e fate ancora più danni, quindi se vi state anche solo, perché comincerete a sudare, una sensazione schifosa, e io sono rimasta 40 minuti sdraiata lì già dal prelievo, dal primo prelievo, perché poi ho fatto l'altro prelievo, quello normale di 4-5 fialette, quindi già mi avevano dato il sangue, mi stavano fanno. Quindi estate, perché l'ho fatta a metà luglio, quindi un caldo bestia, la condizione ideale per fare la curva glicemica. E quindi sono stata 3 da 45 minuti e mi alzavo ogni tanto per provare, non c'era verso, e poi sono andata invece fuori a prendere un po' d'aria e a camminare un pochino, però sono rientrata, mi sembra, al primo prelievo, che è dopo un'ora, e sì, infatti dura 2 ore in realtà, perché il primo prelievo ve lo fanno subito, poi c'è il secondo prelievo dopo un'ora, quindi 2 ore, sì. E quindi seconda esperienza in questo trimestre a dimenticare, quindi la tranquillità che vi dicevo prima non c'è. Dovete cominciare a scegliere l'ospedale nel quale andare e prendere i contatti. Questo ve lo consiglio soprattutto a Roma perché anche se poi ecco, sono andata a fare una visita al Policlinico Casilino e mi hanno detto che assolutamente non c'è priorità per chi fa visite private lì, perché lì è tutto intramenia, 86 euro se vi interessa. Io sto tentando anche di vedere com'è il Gemelli, anche se è lontano per me come zona, però è una struttura migliore perché ho molti problemi di sangue, come sapete, vi ho spiegato già nell'altro video. Le nausee mi sono finite al quinto mese, quindi io in realtà fino a, diciamo, al quarto mese non ho preso neanche 1 chilo perché ero praticamente, non mangiavo. E in questo trimestre ho ricominciato a mangiare appunto al quinto mese. E ho rimangiare la carne, rimangiare il pesce, rimangiare tutto. Ho esagerato un po' con la pizza, effettivamente, e ho esagerato molto con la frutta perché mi andava tanta frutta, anche perché io, cioè, io il mio secondo trimestre era praticamente l'estate piena, quindi il caldo, la spossatezza, a me non andava solo la frutta, l'insalata andava mangiare. Cioè, io mi sarei fatta un'insalata di pomodori e cetrioli proprio a go-go, però a me sta lì a lavare con la mucchina e cose, eh. Non mi va. Qualche cetriolo l'ho mangiato perché comunque il cetriolo va sbucciato, quindi l'ho mangiato. Cosa è successo? Ho preso 4 kg tutti insieme. E al sesto mese, facendo le analisi normali, le transaminasi, mi sembra, vabbè, ora non ricordo, del fegato erano più del doppio del normale. Allarmata la ginecologa di questo valore molto alto, e sono stati prescritti subito altre analisi più approfondite immediatamente del fegato, principalmente del fegato. Quindi, quel mese ho fatto più analisi del normale e un'ecografia epatica. E mi è stata data una dieta, ma la dieta è stata di levare, anche perché ho avuto l'arrivo dell'iperpigmentazione delle mani. Poi vi scrivo meglio come si chiama perché non mi ricordo mai come si chiama.
praticamente mi hanno levato tutti i prodotti allergizzanti, e quindi la cosa che mi hanno levato, che io mangiavo praticamente tutti i giorni, forse quella mi ha sballato tutti i valori, sono le pesche, le albicocche e i peperoni e le melanzane. Questa era, diciamo, la mia alimentazione in quel momento, perché erano le cose che mi andavano, quindi, e tutti i frutti rossi e esotici. Quindi mirtilli, lamponi, quindi praticamente tutto quello che io mangiavo in questo periodo, perché mangiavo yogurt e mirtilli per la vista, e bevevo succhi di mirtilli per la vista, mangiavo pesche a go-go, pesche noci che avevo, le albicocche me le portava mia madre dall'albero suo, quindi cioè mangiavo quello io. E quindi sono andata a mangiare praticamente solo prugne come frutta, pere, mele. Pane integrale la mattina con un velo di miele, mi hanno levato il caffè, mi hanno levato un bei latticini già, li tolleravo poco, mangio solo lo yogurt, e quindi il mese successivo ho ripetuto tutte le analisi e andavano molto meglio, anche se questa iperpigmentazione qui, che vedete bene di fianco perché si vede lo stacco tra il colore della mano, mi hanno detto che va via dopo il parto. In questo trimestre non ho avuto distacchi, fortunatamente, ce l'ho avuto tutti nel primo trimestre, come già vi ho dettagliato, quindi è stato molto più tranquillo, tra virgolette, per me, anche se ho avuto molti dolori da contrazione, cosa che non deve succedere in questo trimestre, quindi mi hanno messo a riposo lo stesso, e anche perché i distacchi che ho avuto li ho avuti praticamente quando ancora andavo al lavoro o subito dopo, insomma, che ancora non stavo a riposo. Comincia l'organizzazione, diciamo, di quello che è la cameretta, come potete vedere la pittura, se vi ho già caricato il video ve lo inserisco, questo della pittura che la faremo insieme, e sono molto soddisfatta del colore che è venuto, del risultato che è venuto, ci sta molto bene con i mobili stuva dell'IKEA, che sono questi qui, li abbiamo montato. Diciamo che l'abbiamo montato in un modo un po' particolare, un po' diverso, perché a me non piace la sequenza che utilizzano loro, perché già ce l'ho montato uno di là e la sequenza non mi piace assolutamente, quindi ho voluto mettere questa sequenza con l'anta lunga sopra, che non vedete in questo momento, perché è molto più comoda da aprire ed arrivare in alto, e soprattutto gli assetti sono in maniera, secondo me, migliore. Lo sportellino piccolo qui è molto comodo, perché ho comprato questi qui, che sono i nuovi contenitori in questa tela molto rigida, che sono fatti apposta per gli stuva, e stuva è il modello, insomma. E qui ho messo, c'è anche l'etichetta qui, si è staccata l'etichetta, è andata l'etichetta, qua, uffa, perché si è staccata? Io l'ho messo molto bene, vedi, non attacca proprio. Quindi queste etichette della cartoleria non faccina. Ah, attacca, faccio un po'. Questo pezzo lo metto dopo perché sicuramente sarà comico quando mo vado a rivedere. Ho messo l'etichetta, come metterò in tutti i sacchettini, diciamo, che c'è scritto appunto che sono cose queste qui che metterò dopo, perché 3 mesi e più ho scritto. E un cappottino 1 mese, 3 mesi, che è questo che lo devo far vedere, almeno questo, concedetemelo in questo video, lo so. È questo cappottino qui, morbidissimo. Allora, visto che era lunghissimo, ma ho finito con l'argomento, diciamo, gravidanza, e vi voglio accennare questa cosa che secondo me vi servirà e sarà molto utile, forse nell'ultimo trimestre, però forse qui un po', forse è meglio non qui su questo video, però ve lo accenno lo stesso. Siccome che siamo in un momento di crisi e siamo in un momento in cui gli sprechi secondo me sono da evitare, vorrei consigliarvi dei gruppi su Facebook nel quale vendono cose da bambino. Quel cappottino lì è stato messo una volta e poi non è stato messo più da una bambina, e io sono andata a vedere appunto queste cose che vendevano su questo gruppo, e mamme non serve più, cioè vendo e regalo mamme, insomma, poi in base alla regione dove state, logicamente ci sono dei gruppi, a Roma ce ne sono tantissimi, siamo anche tanti gli abitanti e abbiamo anche tanta crisi. E quindi,
magari invece di comprare al mercato, magari alcune persone non concepiscono questa cosa, invece lo scambio tra mamme, che comunque tu vai a casa loro e le conosci queste persone, le vedi se sono persone pulite, lo vedi se sono persone che curano insomma la casa, vedi i bambini e ti rendi conto se una persona ha trattato bene le cose, l'ha lavato bene, comunque stanno in uno stato, e le prendi, se no non le prendi le cose. E comunque, siccome che vanno via tantissimi soldi, vi assicuro, comunque, noi abbiamo comprato molte cose usate su questi gruppi qui, infatti. Abbiamo comprato il trio, e il trio era un acquisto che ero molto indecisa da fare, e però per due motivi l'ho voluto prendere. Uno perché nasce d'inverno e quindi la famosa navicella, la carrozzina, diciamo, ci sarà molto utile. Per chi nasce d'estate, non lo so, perché il trio è molto pesante come struttura, però effettivamente d'inverno ha molti vantaggi, nel senso che la navicella è bella chiusa, il bambino sta coperto, ci sono delle coperture molto più pesanti, c'è parapioggia, insomma, nascendo d'inverno, comunque si farà tutto l'inverno perché nasce a metà novembre, quindi si fa tutto novembre, metà novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, comunque aprile, piove. Quindi almeno 6 mesi lei purtroppo farà l'inverno, comunque le piogge più torrenziali. Quindi secondo me una struttura più resistente con la navicella era comunque l'ideale. Fatto sta che abbiamo preso il trio Trilogy della Inglesina, che costa con gli accessori tra i 750 euro in su, perché gli accessori sono tutti a parte. E quindi 750 senza accessori e poi tutti gli accessori, arriverete a spendere su 900 euro. Io sinceramente, anche chi mi ha risposto, beh, tanto te lo comprano i genitori, no, a me non mi interessa, 900 euro me li dai, mi ci faccio tutta la cameretta, i mobili, perché non esiste proprio secondo me spendere una cifra così esorbitante. Poi ognuno è libero, se ce l'avete spendetevi, cioè, non importa. Però pure i miei sono pensionati, cioè io non ho una pensione sola, anche io ho da chiedere 900 euro per un trio che utilizzerà la navicella per 4 massimo 5 mesi, se proprio non è un bambino o una bambina grande. E l'ovetto più o meno siamo lì fino ai 6-7 mesi, ma non lo so. E il passeggino qualcosa in più, forse un anno. Poi passano tutti al passeggino leggero, che è la cosa che va avanti fino ai 2-3 anni, quando poi camminano da soli, insomma. Quindi questo è l'iter, diciamo, dei passeggini. Io l'ho comprato a 220 euro, usato, ma in buono stato. Quindi, cioè, secondo me è inutile andare a spendere. Ho risparmiato 500 euro. Sinceramente, ci ho comprato tutti i mobili di Ikea e ho sistemato la cameretta. Qui non vedete, ma c'è un altro mobile altissimo che va fino sopra la porta. Poi, se ve lo faccio vedere, anche il lettino ho comprato usato. Adesso non vedete, ma starà qua dietro. Abbiamo preso la vaschetta, quella per il bagnetto e il fasciatoio che va sopra il bidet. Poi vi farò vedere tutto. Magari faccio un video proprio di tutti gli acquisti. E di come ho sistemato sia la cameretta che il fasciatoio. Scusate, comincia il fiatone. Anche la posizione seduta non sarà una posizione che apprezzerà. E niente, quindi farò un video a parte, penso, per fare tutto questo excursus, perché sennò viene un po' troppo lungo. Un'altra cosa che posso dire, ecco, una cosa bella che vi posso dire di questo trimestre, che cominciano i primi movimenti molto percepibili. Scusate, devo bere un goccio d'acqua perché ce la faccio. Munitevi di bottiglietta e bevete tanto, mi raccomando, in gravidanza è fondamentale. Considerate che un uomo normale, diciamo non in un'attività fisica, quindi in una giornata normale, un uomo intendo un essere umano logicamente, e consuma 1 litro di acqua solo per le funzioni vitali. Funzioni vitali. Quindi una donna in gravidanza deve assumere almeno 2 litri di acqua, perché avete il liquido amniotico, dovete formare un bambino, dovete nutrire la vostra pelle, e vi dirò anche i consigli nel prossimo video, appunto, dei prodotti per nutrire la pelle, non soffocarla. Però io non ho nemmeno una smagliatura e non mi stanno venendo, non uso prodotti schifosi delle marche più conosciute, ma utilizzo un solo prodotto che vi dirò appunto nell'altro video, e mi trovo benissimo. E un'altra cosa che ho fatto durante questo trimestre è i banner. Questo lo metterò sulla porta, aspettate che mi sia attaccato, poi vi metterò il video.
Questo l'ho messo sulla porta, vedete al gancetto, si attacca proprio sulla chiave. Questo addirittura è un materiale di riuso e questo è feltro e dietro c'è uguale la stessa stoffa di riuso. Sono molto contenta del, diciamo, riuso perché era una cosa mia questa, era una maglietta di cotone e quindi sono contenta che lei abbia comunque delle cose che sono nostre. E invece per il banner proprio quello grande, scusate che sto riagganciando, ma non mi si riaggancia, ok? Per il banner quello grande invece vi farò tutto il tutorial e questo è l'inizio, diciamo, e ci sono alcuni componenti del quale vi farò il tutorial completo, tipo la carrozzina e vi farò insomma tutti i video, vi metto tutti i link qua sotto nel box info, mi raccomando andateci a vedere anche dallo smartphone, potete aprirla che mi sembra di cliccare su altro. Comunque, spero di esservi stata utile in questo video, spero vi sia piaciuto, qualsiasi cosa dovete chiedermi qui sotto e qualsiasi consiglio dovete darmi, mi raccomando, su quello che ho detto e su quelle esperienze vissute, e scrivetemi sempre qui sotto, insomma io vi risponderò nel più breve tempo possibile e niente, spero davvero che questi miei consigli, soprattutto dirvi cosa dovete fare così ve le prenotate prima, magari le visite risparmiate qualche soldino. E quindi spero che tutto questo vi sia altamente utile, come lo è stato per me vedere altri video. Se volete potete anche iscrivervi al mio canale, così vi arriveranno appunto le segnalazioni dei miei nuovi caricamenti e comunque è un modo per farmi vedere che rimaniamo in contatto. Niente, vi saluto davvero stavolta, vi mando un bacione. Ciao da Alessia Lux e la sua pungolotta. E noi la chiamiamo tamburina perché adesso si muove parecchio. Allora la chiamiamo tamburina come il tamburino della Disney. Niente, vi mando un bacione. Ciao, Alessia Lux, al prossimo video.